La crisi da Covid, che ha portato a una drastica riduzione dei bambini iscritti, oltre a spese aggiuntive, ha messo in grave difficoltà l'asilo nido e la scuola materna parrocchiale San Giovanni Battista di Casaligio, con alle spalle oltre 90 anni di attività. A correre in aiuto ci ha pensato un'azienda del territorio, la Steriltom di Gragnano, leader in Europa nella trasformazione del pomodoro, che si farà carico di una parte delle spese, donando 15.000 euro all'anno fino al 2023, garantendo così una frequenza completamente gratuita per almeno due bambini. A beneficiarne potrebbero essere in primis i dipendenti dell'azienda, in una forma sperimentale di welfare aziendale. In alternativa, la somma donata sarà utilizzata dalla parrocchia per scontare le rette alle famiglie in difficoltà economica o per far fronte alle varie spese. Riteniamo che sia oggi anche un nostro impegno, un nostro dovere, collaborare sia con la parrocchia che anche col comune per dare continuità a quella che è un'azione educativa che ha un riflesso, quella dell'asilo nido e della scuola materna di Casaligio, che ha un riflesso sia sociale ma anche direi di continuità del territorio. Il sostegno che Steriltom intende dare ad una realtà così importante del nostro territorio, proprio nel luogo in cui essa è ubicata, dimostra da un lato l'importanza di questo servizio e nel piccolo, come ho avuto occasione di dire altre volte, è un contributo a quell'obiettivo che dovremmo avere tutti nel nostro paese di combattere il fenomeno della denatalità e di aiutare appunto le famiglie a crescere i loro figli.